Personalmente, insieme a un gruppo non irrilevante di colleghe, abbiamo fatto la campagna contro l'utero in affitto ben prima che si mobilizzasse il nucleo storico delle femministe. Quindi siamo molto 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 contenti che dal mondo storico del femminismo venga un segnale di warming così importante. Nessuno si può nascondere che l'utero in affitto è una pratica diffusa soprattutto nei paesi più poveri, soprattutto con donne con risorse economiche più limitate, e quindi è un'ulteriore forma di violenza alle donne. Quindi sarebbe come per dire, per soddisfare il desiderio, molto spesso peraltro desiderio una coppia omosessuale maschile che non ha altra possibilità che quella di ricorrere eventualmente a un utero in affitto, per soddisfare quel desiderio io in realtà mortifico profondamente la dignità della donna che dovrà in qualche modo portare dentro di sé questo bambino, molte volte non solo per i 9 mesi della gestazione ma anche per i primi mesi successivi dell'allattamento, e perché non è che si affitta un utero, è la donna tutta intera che in qualche modo si fa carica di un bambino, quindi è una relazione personale molto profonda, e quindi io mortifico questa donna ma anche creo potenzialmente problemi anche al bambino che nascerà. Quindi noi siamo molto contenti che le femministe storiche, anche con un approccio valoriale complessivo, diverso, ma con un'attenzione molto profonda alla dignità della donna, stiano dicendo no.